la prima generazione di Meriva, Opel ha inventato le monovolume compatte. Con la nuova Meriva rilancia sulla flessibilità e l'originalità. A cominciare dal sistema di apertura delle porte posteriori controvento, denominato Flex Doors. Se si esclude Sua Maestà Rolls-Royce, la nuova Meriva è l'unica vettura che offre la facilità d'accesso principesca che solo l'apertura a doppio battente può consentire. Oltre all'innovazione pratica delle porte, i progettisti Opel hanno allestito una vettura che offre davvero molto in termini di immagine, qualità, comfort ed efficienza dei propulsori. Il frontale ripropone il family feeling introdotto con Insignia e Astra. Se già all'esterno l'upgrade stilistico è evidente, gli interni compiono un deciso balzo in avanti. Tutto, dalla scelta dei materiali all'ergonomia, passando per le finiture da vettura premium, contribuisce alla sensazione di benessere dei passeggeri. La versatilità e la modulabilità degli spazi la fanno da padrone. Un originale sistema Flex Rail a doppio binario collocato tra i sedili anteriori permette di collocare oggetti e di far scorrere il bracciolo anteriore in base alle esigenze. 32 vani portaoggetti consentono di stipare tutto quello che può servire a una famiglia con bambini, l'utenza principale di questo genere di vetture. Le motorizzazioni sono ad alta efficienza e consentono mediamente un incremento di potenza del 15% e una riduzione delle emissioni del 10% rispetto al vecchio modello. I tre benzina sono tutti da 1,4 litri, con un aspirato da 100 cavalli e due turbo da 120 e 140 cavalli. L'offerta diesel comprende il 1.3 CDTI da 75 cavalli e il 1.7 da 110 cavalli. Altri tre diesel arriveranno più avanti. Su strada si apprezza il grande comfort e la silenziosità di marcia, anche ad alta velocità. Unico neo, la posizione è un po' troppo inclinata del volante multifunzione. Infine, una piacevole sorpresa, i prezzi. A parità di equipaggiamento sono inferiori a quelli della Meriva precedente, con una completa entry level che parte da 16.250 euro. La motorizzazione top di gamma parte a meno di 18.000 euro.